Parliamo oggi con Rino Di Meglio, che è il coordinatore nazionale del sindacato Gilda degli Insegnanti. E con Rino Di Meglio facciamo un po' una rassegna dei problemi che in questo momento si devono affrontare e si devono possibilmente anche risolvere. Partiamo da una prima questione, quella forse la più grave di tutte. Oramai, siamo in dirittura di partenza per il nuovo anno scolastico. Siamo alla fine di aprile, il 1° settembre è dopodomani, tenuto conto di quali sono i tempi dell'amministrazione scolastica. Come faremo dopodomani, e cioè il 1° settembre, a avere in cattedra gli insegnanti in modo da non iniziare un altro anno scolastico nel caos? Purtroppo penso che abbiamo perso tanto di quel tempo e senza riuscire a risolvere il problema, perché a settembre noi riapriremo esattamente come quest'anno scolastico, cioè senza avere certezza di avere gli insegnanti al loro posto, perché siamo in un ritardo terribile con tutte le operazioni e c'è stato un cambio di governo, abbiamo un nuovo ministro che è una persona molto gradevole, però ho l'impressione che non si è ancora riusciti a dare al Ministero quell'organizzazione che era necessaria per poter garantire un'apertura dell'anno scolastico regolare. E quindi voi avete delle proposte, avete delle idee, dei suggerimenti per il ministro? Ma guarda, il problema fondamentale qui era quello del reclutamento, che ha a sua volta due corpi, cioè il problema dell'ordinario e il problema dello straordinario. Cioè abbiamo collezionato un record sul precariato, io l'ho detto al ministro attuale, l'ho detto anche a chi l'ha preceduto, noi abbiamo trasformato in questi anni per l'inerzia della politica la scuola in una fabbrica di precari, perché si continua a non riuscire a istituire un sistema di reclutamento normale e questo non fa altro che generare precari su precari. L'anno scorso abbiamo raggiunto il record di 214.000. Adesso non sappiamo ancora quanti sono esattamente i pensionati, perché l'INPS non l'ha ancora comunicato, però grosso modo saranno 35-40 mila pensionamenti in più. Se li sommiamo a quelli dell'anno scorso, rischiamo di avere un buco enorme, probabilmente non sarà così, ma un buco enorme che potrebbe raggiungere il record assoluto della storia della scuola di 250 mila precari. Sicuramente non è il modo migliore per iniziare un anno scolastico, soprattutto visti i tempi emergenziali che purtroppo viviamo. Senti, proprio su questo tema del numero di precari che ci sono nel nostro sistema scolastico c'è un po' di confusione. Nei giorni scorsi la sottosegretaria Floridia ha detto: no, ma guardate che 200.000 è un numero che non sta in piedi perché avremo comunque le immissioni in ruolo con il concorso straordinario, avremo anche immissioni in ruolo dalle vecchie graduatorie di merito, quelle che ancora sono in piedi, quindi probabilmente saranno molti, molti, molti di meno rispetto a questo numero un po' catastrofico. Tu cosa pensi? Una ipotesi ragionevole su questo numero, quale potrebbe essere? Tenendo conto di un range, come dire, nel quale potremmo stare. Io penso che nella migliore delle ipotesi ci attesteremo sui numeri di quest'anno, perché facciamo subito dei conti. Abbiamo visto che la call veloce l'anno scorso è fallita completamente perché il numero di immissioni in ruolo è stato irrisorio, che moltissime graduatorie dei vecchi concorsi sono esaurite, ovvero sono in piedi laddove non ci sono i posti, perché questo è il problema. Abbiamo magari delle graduatorie in zone d'Italia dove non ci sono i posti e al nord soprattutto gli organici sono scoperti. Concorso straordinario, è vero che è ancora in piedi, ma voglio ricordare che i posti previsti erano 32.000 in 3 anni, non 32.000 per il prossimo anno scolastico. A questo punto, se anche riusciamo a immettere tutti in ruolo quelli dello straordinario, avremo nella migliore delle ipotesi 10-12.000 posti circa, quindi sempre poco. Poi abbiamo in piedi ancora il concorso straordinario della primaria e anche da lì sicuramente qualcosa si ricava. Non sono in grado di dire quanti perché non abbiamo informazioni in merito dal Ministero. Mettiamo lì ottimisticamente altri 10.000 insegnanti per la scuola primaria?
quindi arriviamo a 20-25.000. Non credo che si riesca a fare molto di più, perché anche se arrivassimo a una cifra veramente ottimistica di riuscire a mettere in ruolo 30.000 insegnanti, comunque non colmeremo il numero dei pensionati che si aggiungono a quelli dell'anno scorso, quindi non ci allontaneremo sicuramente dal superamento dei 200.000 precari che abbiamo visto quest'anno. Per quanto riguarda gli ordinari, sappiamo benissimo che non sono neppure partiti, sono in altissimo mare. Hai toccato un punto importante, hai fatto cenno al problema delle scuole al nord. Ecco, questo tema del divario territoriale enorme che c'è fra la situazione al nord, dove non ci sono insegnanti nelle graduatorie, e al sud, dove invece c'è una sovrabbondanza di insegnanti, quindi graduatorie stracolme per pochissimi posti, ecco, questo è un tema che andrà affrontato prima o poi, non si può continuare in questo modo. Quale potrebbe essere la strada? Intanto c'è un problema di programmazione, mi riferisco per esempio alla questione di scienze della formazione primaria, no? Se non si preparano gli insegnanti all'università in numero sufficiente, io conosco per esempio la situazione di due regioni, la Liguria, perché ho partecipato a un convegno qualche settimana fa, e il Friuli Venezia Giulia, che è la mia regione. Cioè il numero di quelli che vengono messi a scienza della formazione primaria è inferiore di 2/3 al numero di posti che si rendono vacanti, e quindi è chiaro che un meccanismo così mal programmato non può assolutamente funzionare. Quindi una prima piccola riforma sarebbe che il ministro dell'istruzione si parlasse con il suo collega dell'università e insieme riuscissero a programmare gli accessi alla scienza della formazione primaria. Per il prossimo anno, quindi, ci salveranno le MAD ancora? Temo di sì, ed è una cosa preoccupante, perché ovviamente la MAD ci garantisce la sorveglianza degli alunni, ma non ci garantisce sicuramente una qualità dell'insegnamento. Sulla ipotesi di immettere in ruolo un certo numero di precari, prendendoli da graduatorie varie, magari anche dalle stesse GPS, facendogli fare un anno di prova e formazione e poi alla fine una prova vera e propria davanti al comitato di valutazione e poi immissione in ruolo, in modo da accelerare enormemente i tempi. Che posizione ha il vostro sindacato? Vi piace questa idea? Temo che sia l'unico sistema per risolvere la situazione straordinaria, perché abbiamo un esercito di precari che hanno superato i 3 anni e quindi, secondo quanto ci ha detto la Corte di Giustizia Europea, hanno maturato un diritto o una legittima aspettativa alla stabilizzazione. Allora, per contemperare un minimo di selezione con i diritti acquisiti, penso che possa essere un buon sistema, a condizione che sia legato a un evento straordinario, che non diventi il sistema di sempre. Passiamo a un altro tema, che è il tema che sta anche molto a cuore agli insegnanti, cioè il tema del contratto. Nei giorni scorsi il ministro Brunetta ha firmato l'atto di indirizzo per il contratto delle funzioni centrali. Tutti si aspettano che a breve esca anche il contratto del comparto scuola. Sarà in salita la contrattazione del comparto scuola, secondo te, oppure andrà tutto liscio? Secondo me sarà in salita. Il primo problema è quello delle risorse. Da molto tempo noi abbiamo sottolineato che la scuola ha bisogno di risorse aggiuntive, per un semplice motivo: negli ultimi 15 anni i contratti di lavoro sono stati fatti con la distribuzione a percentuale delle risorse. Allora, siccome la scuola, basta andare a prendersi sul sito dell'ARAN le tabelle dei vari comparti del pubblico impiego e vediamo subito che lampante che il comparto dell'istruzione è quello che ha gli stipendi più bassi in assoluto, anche rispetto agli impiegati. E allora, se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo dare qualcosa in più agli stipendi base della scuola, perché possono arrivare non a equipararsi agli stipendi europei, ma almeno quelli degli impiegati statali italiani, così
non ci siamo proprio, no? È chiaro che con le risorse che abbiamo questa volta stiamo sempre lì, si rischia di finire al solito aumento percentuale che ci dà qualche spicciolo, cioè i 50 euro medi pro capite, perché poi vediamo lì quando abbiamo dato un lordo di qua, un lordo dall'altra parte, che non ci consente di migliorare assolutamente la situazione economica del personale docente italiano. Non ci siamo. Il contratto però non è soltanto una questione economica, ci sono anche aspetti normativi, c'è anche lo stato giuridico del personale. Ecco, sulla parte normativa, che cosa pensi che si possa fare? Su quali punti si può intervenire? Io direi che avremo bisogno di una revisione generale della scrittura del contratto, nel senso di essere semplici. Non possiamo consentire che nelle scuole si perda tempo a interpretare i contratti, e questo è anche purtroppo colpa nostra. Se riusciamo a fare uno sforzo, io lo faccio volentieri assieme agli altri, di scrittura semplice del contratto, possiamo già rifare un passo avanti. Un'altra nostra battaglia, questa non so se troverà l'accordo degli altri, è sempre stata quella di dire a monte quali risorse devono andare ai docenti e quali tagliamo. Io non capisco perché nelle scuole si debba perdere tempo a fare la guerra tra i poveri per la suddivisione delle risorse, no? Perché quello che succede in ogni scuola della Repubblica, quando se al contratto nazionale dicessimo si divide così, percentuale in base al personale, con i criteri condivisi, si fanno dei criteri, nella scuola si applica quel criterio e si risparmia un sacco di tempo e anche di fegato, perché nella scuola spesso ci si arrabbia semplicemente perché non c'è la certezza su quali siano i diritti, i doveri e le responsabilità. Bene, mi sembra molto chiaro e mi sembra una prospettiva decisamente interessante. Una domanda in particolare ancora sulla questione contrattuale. Si sta parlando ultimamente molto anche di diversificazione della carriera dei docenti. Che cosa ne pensa il vostro sindacato? Diversificazione della carriera. Io sono sempre convinto che il lavoro dell'insegnante sia un lavoro particolare. Allora, se la diversificazione della carriera è qualcosa per valutare e costruire una carriera, diciamo che prima bisogna costruire un sistema di valutazione serio. Non è possibile pensare di valutare l'insegnante in base, per esempio, a attività aggiuntive che fa. L'insegnante può essere valutato, secondo me, da chi è competente nell'insegnamento, no? E va valutato sulla capacità professionale. Ma finché non si costruisce in questo paese un sistema che non è veloce, perché qui il politico cerca l'effetto immediato, la costruzione di un sistema di valutazione che c'era ed è stato distrutto nel 1974, quando hanno abolito il corpo degli ispettori, che erano ispettori di competenza, non ispettori tecnici, no? Allora, se non si costruisce un sistema del genere, non c'è chi sia in grado di valutare l'insegnamento. E sulla questione del middle management, cosa ne pensate? Io penso che la scuola così come è diventata oggi è una scuola molto complessa, e quindi capisco il problema del dirigente scolastico, che sicuramente ha bisogno di qualche supporto che non sia solo il personale ATA. Ma penso che bisognerebbe creare piuttosto dei ruoli di vice dirigente dove si debba accedere per concorso. Bene, mi sembra una risposta molto chiara, molto precisa, ti ringraziamo. Una ultimissima battuta. In questi giorni si sta riprendendo a fare lezione in presenza. I problemi però ci sono ancora. Cosa pensate? Cosa proponete? Cosa vi aspettate anche? Guarda, io sono molto preoccupato. Perché non è che io sia contrario alla scuola in presenza, poi il problema non è solo la scuola, è tutta la società italiana che oggi ha la riapertura. In altri paesi hanno più prudentemente tenuto chiuso magari qualche giorno in più, e provvedo, alludo per esempio il Regno Unito, Israele, che hanno prima fatto la campagna di vaccinazioni e poi è riaperto. Ecco, il mio augurio è che non riparta l'epidemia, perché questa sarebbe la situazione più tragica che noi potremmo trovare, perché non è compito mio, non faccio né il virologo né il politico, e i virologi sono quelli che fanno le previsioni sui virus, i politici sono quelli che fanno le scelte politiche. Ecco, però ho
ovviamente come insegnante, come cittadino, ho una certa preoccupazione, perché guardando il mondo vedo che, visto che è successo in Germania, per esempio, no? Dove stanno ancora combattendo con un livello elevato di contagi, non parliamo poi della tragedia dell'India, e quindi qualche motivo di preoccupazione c'è. Speriamo nella buona fortuna del nostro stellone e nel meteo. C'è un aspetto che però, almeno anche agli osservatori un po' esterni, sembra un po' paradossale, e cioè continua ad esserci il fatto che il governo assume delle decisioni, poi a livello locale si deroga, si cambia, si modifica, si trovano vie traverse, escamotage, eccetera. Cosa ne pensi di questo? Beh, questo è un problema. Penso che il titolo quinto della Costituzione, quando è stato riformato, evidentemente non è stato riformato bene. In questo paese c'è un'eccessiva sovrapposizione di poteri. Sullo stesso argomento può intervenire il ministro dell'istruzione, il prefetto, il presidente della regione e il sindaco. Allora, sarebbe opportuno una volta per tutte che si definisse chi deve fare cosa e in quali circostanze. A me sta benissimo che il sindaco possa assumere un provvedimento d'urgenza in una situazione che solo lui può vedere, no? Ma quando si tratta di una situazione di carattere nazionale, ovviamente ci attenderemmo che i cittadini italiani fossero trattati in modo uguale in tutta la Repubblica Italiana, con tutto il rispetto poi per le autonomie locali. Io non sono né regionalista né centralista. Io dico che a me interessa come cittadino che lo Stato funzioni bene, e per funzionare bene ha bisogno che siano indicati con chiarezza quali sono i poteri che devono fare delle cose in determinati Bene, grazie a Rino Di Meglio per le sue risposte, per le sue considerazioni. Buon lavoro e alla prossima, al prossimo incontro. momenti. Grazie, un caro saluto.